No, non è possibile, contrattualmente l'autore ha il diritto e la pretesa di controllare ogni singolo nanosecondo del suo film. Non possiamo farlo. L'unico momento in cui questo tipo di libertà ce la prendiamo, ma chiaramente concordata con l'autore, è in fase di censura. In Italia esiste una censura definita da una legge, ci sono due gradi di censura, 14 e 18 anni, e per problemi soprattutto di marketing e finanziari cerchiamo di ottenere sempre la censura per tutti. Io, ecco, questo è un argomento che mi piace comunque dibattere. Ci sono dei grandi autori americani, grandissimi, poi dopo vi dirò anche un nome, che si rendono conto a volte che le opere che fanno non sono dedicate a un determinato tipo di pubblico, quasi sempre chiaramente parlando del pubblico dei giovanissimi, dei bambini. E malgrado questo succede molto spesso che la censura è un po' libertina e passa un po' allegramente anche film che invece andrebbero vietati alla visione dei minori. Ci sono dei grandissimi registi americani con cui io ho avuto a che fare per fortuna nella mia lunga carriera che di loro spontanea volontà ci hanno chiesto di censurare il film privatamente, nel senso censura italiana ci dava il per tutti e noi abbiamo fatto affiggere nelle sale dei si consiglia la visione a un pubblico adulto, perché l'autore Steven Spielberg è il primo di questi, Robert Zemeckis uguale, Oliver Stone uguale, ritengono che faccia parte anche della loro identità culturale, del loro offrire un prodotto al pubblico senza prenderlo in giro. Non vogliono che venga visto da gente che possa avere dei problemi psicologici dopo averlo visto. Mi è capitato con Schindler's List, mi è capitato con Soldato Ryan, per parlare di Spielberg, mi è capitato con, oddio, come si chiama il titolo, il film sulle Torri Gemelle, Oliver Stone, World Trade Center, mi sta per capitare con un altro film di Oliver Stone che uscirà quest'anno, che abbiamo visto, bellissimo, fantastico, ma violentissimo, e c'è il rischio che la censura lo passi per tutti, perché la censura, diciamo, che lavora su dei concetti molto chiari. La censura in Italia poi cambia da paese a paese, la percezione di censura. In Italia la censura lavora soprattutto sulla droga e sulla violenza sulle donne, che è giustissimo ovviamente, tralasciando un po' troppo spesso quello che è la violenza, quella che noi chiamiamo splatter, le carneficine, le sparatorie, che sì, è vero che si vedono in televisione tutti i giorni, ma è anche vero che forse quando sono fatti in maniera eccessivamente realistica qualche problema lo potrebbero dare a dei giovanissimi, e non è il caso proprio di traumatizzare un pubblico che poi ci dovrà seguire per tutta la vita.